ricorda sempre, cioè, cari amici, bentrovati, Sì. quest'altra lezione della Lux, l'Università della Conoscenza, che tu sai. Va bene, io sono già dentro il sito e ti aspetto. Va bene? Bene. Chiudiamo la telefonata e vai in diretta. Ok. E io ti seguo, Sì. ok? Bacio. Bacio. Grazie. Buona lezione. Grazie, Ciao, ciao, grazie. Mara. Ciao, ciao, ciao. Bene. Allora, adesso aspettiamo che qualcuno si colleghi in modo tale di capire anche se il microfono è aperto, se si sente, se appunto. Bene, c'è uno spettatore già, quindi vediamo un attimo, aspettiamo ancora un pochino, in modo tale che qualcuno si colleghi. E intanto volevo ringraziare l'Università Lux per la calorosa accoglienza. Siamo alla terza lezione e sicuramente voglio ringraziare Anna Tamburini Torre e Rico Ballantini che hanno creato questo stupendo canale e questa possibilità di divulgare cose importanti, cose che comunque sia fanno parte sì dello scibile umano, però anche di qualcosa che va oltre quello che il nostro sapere umano ci prospetta. Questa è una serata importante. Volevo sapere se funziona il microfono. È possibile avere un riscontro? Perché è un microfono nuovo e quindi volevo sapere se funziona. Mi sentite? Bene, perfetto. Allora, la mia carissima amica e collega Anna mi dice che è tutto ok, che tutto si sente e quindi ancora si sente poco. Come mai? Adesso? Adesso si sente? Va bene? Questo è un microfono professionale, guardate, mi sono attrezzata perché ormai si fa tutto internet, quindi fatemi capire se riuscite ad ascoltare, se va tutto bene, ecco. Qualcuno mi dice che funziona. Maria Giovanna mi dice che mi sente poco. Alza tu il volume allora, Maria Giovanna. Probabilmente sei tu che senti poco. Ecco. Allora, bene, possiamo cominciare questa lezione. Ricomincio da capo nei ringraziamenti perché non si dovrebbe smettere mai di ringraziare, mai, perché l'universo è uno specchio e quindi nel momento in cui noi ringraziamo, automaticamente riceviamo delle grazie. Lo sapevate questo? Benissimo, allora possiamo cominciare queste nostre lezioni di metafisica. Che cos'è la metafisica? L'abbiamo già spiegato. È tutto quello che va oltre lo scibile umano, quindi oltre la fisica. Questa sera però parleremo di qualcosa di molto importante. È importante perché? Perché fa parte della nostra storia attuale, perché comunque sia attualmente la cosa fondamentale che noi dobbiamo comprendere è chi sono i maestri, chi sono i profeti e chi sono i falsi profeti. Perché? Questo è proprio il tempo dei falsi profeti e anche dei tanti maestri. Ma chi è un maestro? Che cosa fa un maestro? E soprattutto in questo momento storico, no? C'è una particolare frase di Gesù che dice, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Ravvedetevi
rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Ecco appunto. Allora, questa frase di Gesù ci dovrebbe rallegrare, no? Praticamente, anche perché Gesù è il maestro dei maestri. Quindi, voglio dire, la sua parola è una parola che non si può discutere. Perché? Per un motivo semplice, perché è indiscutibile, perché è la via, la verità e la vita. Questo lo dico come cristiana, ma lo dico per tutti, perché essendo appunto il maestro dei maestri, Cristo non ha fatto altro che portare una verità che dovrebbe essere ovvia, no? Ossia, ama il prossimo tuo come te stesso e non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Per cui in questo momento, in questa epoca così fiorente di guru che provengono da ogni angolo del mondo, risulta veramente molto difficile riuscire a discernere chi realmente è un maestro e chi invece si millanta come tale. Quindi chi è il maestro e come si può riconoscere in questo mare magnum il maestro vero da quello falso? Come possiamo discernere, ecco, questa cosa qui? Allora, io in qualche modo ho cercato di tratteggiare quello che potrebbe essere un maestro spirituale. E questo maestro spirituale è in realtà un maestro che non giudica, che non semina l'odio, nemmeno calunnia, e non attacca nessuno. E non sminuisce il lavoro degli altri, no? Un vero maestro vede anche oltre le apparenze e quindi svolge un servizio con il massimo disinteresse personale. Pensa sempre e unicamente al bene del suo discepolo. Naturalmente un maestro spirituale ha i suoi discepoli. Ma quanti maestri noi abbiamo incontrato nella nostra vita? Quasi quotidianamente noi incontriamo dei maestri, qualcuno che ci riflette qualcosa che noi in qualche modo possiamo accettare, rifiutare oppure modificare. Quindi è un maestro che ci indica una strada, se stiamo facendo bene oppure male. Ma il vero maestro spirituale, comunica con la saggezza e la conoscenza maturata attraverso la sua esperienza personale, ma soprattutto con l'esempio. Quindi ha sempre un profondo rispetto per i suoi allievi e per la libertà dei suoi allievi. Un vero maestro non ti attrae mai nel suo di tempio. Nel suo tempio interiore non ti ci fa entrare, ma ti fa scoprire il tuo tempio interiore. Inoltre non ti rende dipendente da lui, ma indipendente dal maestro stesso, ossia ti rende libero. Un vero maestro non si preoccupa se un suo allievo, discepolo, supera oppure no alcuni ostacoli, però è il primo a gioire delle sue realizzazioni e ti fa crescere senza mai farti sentire piccolo e senza mai farsi credere o sentire più grande. Questi sono degli esempi, ma sono anche delle verità, nel senso che un vero maestro è un essere che non vuole insegnare a qualcuno, ma che sono gli altri che vogliono imparare da lui e non impone mai la sua parola attraverso la fede, ma propone i mezzi per sperimentare la verità, più che altro. Tant'è vero che è distaccato dalle piccolezze umane e dalle bassezze del mondo e non respinge la critica. Poi adesso io sto parlando, però voglio interagire con voi naturalmente, perché per me è fondamentale che ci sia un
dialogo tra di noi, proprio perché possiamo io imparare attraverso di voi e voi imparare attraverso diciamo quello che appunto io desidero proporvi, ecco, e offrirvi in questo contesto. Quindi un vero maestro non ti guarda mai dall'alto in basso, non si nega e non si fa desiderare, ecco, non pone né si pone delle domande se un allievo, un discepolo si allontana, né tantomeno se lo calunnia oppure ne sminuisce il valore, ecco, agli occhi degli altri, ma rispetta tutte le scelte che fanno i suoi interlocutori, i suoi allievi, i suoi discepoli, e fa in modo di metterti in condizione proprio di tirare fuori le tue ricchezze interiori. Quindi non ti dà dei consigli, ma ti dà degli strumenti per applicare e risolvere i conflitti personali. Quindi non è che ti promette qualcosa che non abbia realizzato già per se stesso, ti indica una via e quindi sta a noi percorrerla con le nostre possibilità, ecco. Soprattutto è anche un amico, un maestro, perché ti sta accanto nei momenti felici e nei momenti di sconforto, come potrebbe fare un amico vero, una vera amica, ecco. Inoltre rispetta le credenze altrui. Quindi rispetta tutte quelle che possono essere le opinioni e le vedute di altri, non mortifica mai nessuno. Insomma, della serie che non predica bene e razzola male, ecco, un vero maestro non millanta né vanta neanche i poteri che può avere oppure le sue facoltà straordinarie, è umile e consapevole di poter a sua volta imparare proprio dai suoi discepoli. Quindi, cosa aggiungere a questa figura, diciamo, tratteggiata del maestro che ci fa intravedere alcune caratteristiche che noi abbiamo individuato, per esempio, nel grande maestro Gesù, ma anche in altri maestri che possono essere Siddhartha Gautama, il Buddha storico, oppure Yogananda o altre persone, altri maestri che in questo contesto magari non cito, ma ci sono stati, ma che sulle tracce di Gesù hanno percorso, diciamo, lo stesso sentiero e quindi si sono dimostrati nei confronti dei loro discepoli nello stesso modo, hanno seguito la via del maestro, dei maestri e quindi di Gesù. Una cosa che volevo aggiungere, no? Che siamo in un momento storico di grande trasformazione, no? Per millenni gli uomini si sono interrogati proprio sullo scopo della loro esistenza, di chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando. Però in questo momento ci stiamo anche domandando, perché sorge questo sospetto, che questa domanda che noi ci poniamo sia errata e quindi il problema non è dove, ma quando è iniziata tutta questa storia? Quando è iniziata la storia umana della quale noi riusciamo in qualche modo a raggiungere attraverso la nostra mente l'inizio? È proprio per questo che è importante la conoscenza della metafisica. Proprio perché è probabile che siano giunti i tempi per la realizzazione di antiche profezie, quindi queste profezie che preannunciano una era di pace e di giustizia, nonostante quello che in qualche modo la società, il mondo, la stampa, i governi vogliono proporci, noi sappiamo che proprio tutto questo è la fine di un inizio di un'era di pace e di giustizia. Per esempio, i sumerologi definiscono questo tempo proprio per opera del dio della saggezza. Questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo sviluppare una saggezza maggiore, quindi
attraverso la nostra consapevolezza. La consapevolezza ci deve condurre alla saggezza, quindi alla saggezza delle azioni che dobbiamo fare in questo momento così straordinario e apparentemente difficile, ma bellissimo. E questo momento viene descritto nella Bibbia da Isaia proprio come i tempi in cui le nazioni trasformeranno le spade in aratri e i popoli non conosceranno più le guerre, che è anche simile ad una promessa islamica, e che un giorno la giustizia divina brillerà su tutta la terra e non vedremo più né lance né buche che si levano. Ecco, questo è un po' quello che tutte le religioni ci dicono e che percorrono vie diverse che conducono però a Dio e quindi a questa libertà da qualsiasi tipo di schiavitù. Tant'è vero che questo viene proprio descritto nell'Apocalisse di Giovanni in modo molto tratteggiato, però senza addentrarci nell'Apocalisse di Giovanni, noi continueremo a parlare proprio di quello che sono i profeti e soprattutto cercheremo di scoprire anche come sono i falsi profeti e come si manifestano questi falsi profeti, che in questo momento imperversano. Quindi sta a noi svegliare le nostre anime dormienti che sono ipnotizzate da questo mondo che vuole paralizzarci e che alimenta la paura. E dobbiamo tornare per questo proprio all'origine di chi siamo veramente e di quelle leggi spirituali che sono le fondamenta della vita, quella vita vera che supera tutte le barriere ostili di coloro che vogliono imprigionarla. Per esempio, quello che noi stiamo aspettando e che comunque sappiamo che sarà, perché tutto quello che ci ha raccontato, che ci ha detto il maestro e profeta Gesù, è il suo ritorno. E quindi il ritorno di Gesù alla fine dei tempi è profetizzato nel Vangelo e quindi proprio nelle lettere e nell'Apocalisse. Quindi, come interpretare queste parole e soprattutto come facciamo a riconoscere un vero profeta da un falso profeta? Se c'è qualcuno che vuole porre delle domande, io sono qui, perché questo sarà un dibattito. Ci arricchirà, sicuramente usciremo arricchiti da tutta questa nostra conversazione di questa sera, perché è importante proprio questo. Allora, qui mi sta dicendo controlla la tua connessione a internet. Voi mi sentite bene? Spero proprio di sì. Allora, vedo che già siete abbastanza e cominciate a porre anche delle domande, il che è molto, molto positivo perché noi dobbiamo diventare tutti maestri di noi stessi. E questo è quello che ci dice il Maestro Gesù. Voi farete delle cose ancora più grandi di quelle che ho fatto io. Quindi dobbiamo seguire anche questi esempi e e questo percorso. Allora, vediamo un po'. E dunque, Raffaella, che era presente a tutte le altre lezioni, questo mi fa molto piacere, dice che il vero maestro si comporta come Socrate, pratica la maieutica, fa emergere la verità che è dentro ogni discepolo ed è vero, tant'è vero che anche dei grandi comunicatori
e quindi hanno proposto una verità che è scomoda, scomoda per tutte le epoche. Tant'è vero che quasi tutti hanno fatto una brutta fine. Io sto leggendo adesso le vostre domande, quindi da Socrate a Gandhi, a Martin Luther King, a Nelson Mandela, a tutti coloro che in qualche modo hanno cercato di combattere contro un autoritarismo e contro una schiavitù dell'essere umano, hanno fatto una fine che non era, che era prevedibile, ma che non era giusta, ovviamente, no? Però noi sappiamo che quei tempi sono terminati, quindi è il momento anche della verità. E questa verità esce fuori in modo molto prepotente. Prepotente perché dobbiamo assolutamente alzare la testa, no? Dobbiamo stare proni e accogliere tutto quello che ci arriva e tutte le tegole che ci arrivano. Allora, Raffaella dice, secondo alcuni il nuovo Gesù è già nato. Tu, Marco, cosa ne pensi? Allora, io penso una cosa, se noi vogliamo parlare di Gesù come il Gesù, quello che è già arrivato sulla terra e purtroppo è stato accolto male, ma perché è stato accolto male? Perché quello che lui intendeva fare era il risveglio dell'essere umano. Quindi ogni volta che qualcuno arriva per risvegliarci, sicuramente non sta bene ai sistemi che in qualche modo ci opprimono. Allora, secondo alcuni sì, è vero, il nuovo Gesù è già nato, però noi dobbiamo fare molta attenzione, perché se noi identifichiamo qualcuno che è già nato e in qualche modo non si rivela, o non è il momento, oppure non è quel Gesù che noi dovremmo riconoscere. Noi dobbiamo imparare a fare talmente tanta pulizia interiore per accogliere questa grande presenza e nello stesso tempo saperla riconoscere, perché quella dovrà essere la nostra particolarità. Purificarci talmente tanto interiormente da riuscire a capire quali sono le parole vere da quelle false. Molto spesso i falsi profeti utilizzano delle parole suadenti. Questo accade anche, per esempio, nei movimenti settari, no? Quando si segue un guru, una persona che inizialmente ti circonda di amorevolezza e di compassione. Nel momento in cui ti trovi poi in questo circuito chiuso e serrato, ti rendi conto che quelle che erano parole suadenti ad un certo punto, scusate, dice alzate il volume per favore, si sente poco. Io sto strillando, ho il microfono davanti e spero che adesso si possa sentire meglio. Cosa mi dite? Si sente poco. Allora, parlerò ad alta voce. Più di così io non so che cosa fare. Gli altoparlanti sono al 92%. Vediamo, adesso li alzo un po' di più. Si sente meglio adesso? Penso di sì. Quindi che cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che dobbiamo riuscire a fare una pulizia interiore abbastanza diciamo profonda per poter discernere il vero dal falso. Ecco, così si sente bene. Scusatemi, purtroppo queste sono le tecnologie casalinghe perché ovviamente gli strumenti che avevo a disposizione una volta erano altamente
tecnologici. Adesso lo sono un po' meno, però quello che è importante è che siamo tutti insieme e che voi appunto mi diciate se va bene oppure no. Questa è la cosa fondamentale. Quindi adesso si sente meglio, meno male. E Michela dice: Gesù ritorna nella gloria, così come è asceso con le sue schiere celesti nel suo corpo glorioso. Questo è quello che noi auspichiamo tutti quanti, no? Noi stiamo aspettando proprio questo, ma stiamo aspettando non con le mani in mano, stiamo aspettando con gioia. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare, proprio aspettare con gioia questo arrivo, questa gioia che comunque ci vogliono togliere, ma che noi con grande forza di volontà quotidianamente cerchiamo invece di ritrovare. Quindi a questo punto vediamo un attimo questi falsi profeti come arrivano qui da noi e come in qualche modo dobbiamo riuscire ad individuarli. Sulle parole di Cristo, no? Sulle parole di Gesù, quello che lui dice: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono dei lupi rapaci. E poi ci dice anche un'altra cosa importante, che noi riconosceremo questi falsi profeti dai loro frutti. Quindi nel momento in cui, quali sono, possono essere i frutti, la restrizione, la schiavitù, e la voglia di sopprimere l'altro, la divisione. Quindi questi falsi cristi, no? Questi falsi profeti, potrebbero anche fare dei portenti miracoli, perché questo è quello che ci dice anche Gesù Cristo. E quindi però non dobbiamo confonderli con quelli, con il vero profeta, perché tenteranno di confondere anche coloro che appunto stanno facendo un percorso diverso. Quindi come possiamo riconoscerli? Li possiamo riconoscere in questo modo. Si intendono di solito quelli che seminano errori, oppure la Bibbia ci spiega, la Bibbia di Gerusalemme, che sono dottori di menzogna, che seducono il popolo con false sembianze di pietà, per esempio, oppure quelli che perseguono dei fini personali, quelli che sono interessati, che sono impostori, che sono dei trafficanti della parola di Dio, che traggono vantaggio dalla parola di Dio. Sono quelli che magari simulano delle virtù che non hanno e con questa finzione ingannano chi non li conosce. Insomma, si presentano in vesti di pecore, come dice appunto Gesù, e come se appartenessero all'ovile di Cristo e fingono magari zelo per la gloria di Dio, ma cercano invece la propria gloria, che tramano proprio per la rovina di questo gregge. Ecco. Per esempio, San Tommaso d'Aquino spiega che i falsi profeti vengono chiamati lupi rapaci, perché, proprio perché vogliono nuocere agli altri. E aggiunge anche che agisce come strumento, ma sicuramente non come strumento di Dio, ma come strumento, insomma, del demonio. Quindi la ragione profonda per la quale vengono chiamati appunto falsi profeti è proprio questa, è proprio per il loro modo di fare, è per il loro agire. Per il loro agire per il nostro bene e che invece nasconde questo bene, che loro intendono una cattiva intenzione.
Quindi noi questo dobbiamo comprendere, dobbiamo capire quali sono le intenzioni che ci sono dietro alle parole che si nascondono dietro alle parole divine, alle parole di Dio. Però sappiamo pure che il profeta è quello che predice il futuro, no? E è quello che parla a nome di Dio. E che è ispirato e incaricato proprio da Dio. Per esempio, nell'Antico Testamento i profeti preparavano questa venuta di Cristo che lo predicevano anche nei suoi particolari. Però, perché non è stato riconosciuto Cristo quando è arrivato? Perché è arrivato sotto umili spoglie. Quindi voglio dire, la sua ricchezza non era, una ricchezza esteriore, ma era una ricchezza profonda, immensa, infinita, interiore. Quindi quello che noi dobbiamo iniziare a fare è guardare con nuovi occhi e non guardare le apparenze, ma andare oltre l'apparenza, se vogliamo questa volta riconoscere Cristo. Quindi tutto ciò che in qualche modo la società, gli stereotipi, il pregiudizio potrebbe accecarci, noi dobbiamo pulire i nostri occhi, dobbiamo pulire la nostra, coscienza, il nostro spirito. Questo è quello che dobbiamo fare, ma come fare a purificare, a purificarci? E intanto trovando dentro noi stessi quella essenza divina, quella essenza innata e divina che Dio ci ha conferito. Noi ci dimentichiamo troppo spesso di essere degli esseri divini, scusate il gioco di parole. Noi ci dimentichiamo della nostra divinità, del nostro Cristo interiore, quello che noi invochiamo non fuori, ma dentro il nostro cuore, quello che quel bambino, diciamo, che è nato pochi giorni fa, che si riflette nel nostro bimbo, quello che è nei nostri cuori. Quindi a volte io penso una cosa, penso che in ogni bambino che nasce, noi dovremmo vedere un Cristo Gesù, perché quel bimbo che nasce è un bimbo creato e voluto da questa grande, grande energia potente che è Dio, che molto spesso viene ridicolizzato, viene ridotto un po' a una sorta di Babbo Natale. E quindi si perde questa visione assoluta di questa immensità. Questo perché appunto siamo troppo coinvolti dall'esperienza umana. Questa esperienza umana però è arrivata alla frutta, diciamo, e quindi dobbiamo ritornare a questa nostra essenza divina. Quindi questi nostri profeti, i veri profeti, richiamano alla fede in Dio, alla purezza anche dei costumi, che non significa essere moralisti, ma a una condizione di pulizia interiore ed esteriore nello stesso tempo. Quindi questo ci esortano a fare, i profeti, ci esortano alla conversione, a convertirci, a ritornare all'essenza di noi stessi. È proprio per questo che i profeti trovavano delle resistenze, ma queste resistenze si riflettono ai giorni nostri, ecco, proprio perché a un certo punto qualsiasi vero profeta teme per la propria incolumità. Al di là,
di tutto quello che sta accadendo, insomma, mentre invece è tipico dei falsi profeti il tentativo di lusingare, di illudere oppure tranquillizzare, narcotizzare le coscienze. Questo per piacere agli uomini. Quindi si allineano a tutto quello che può piacere agli uomini. E questa è una cosa che possiamo riscontrare in molte persone che si propongono appunto come persone di Dio, a coloro che ci fanno credere delle cose vane e che appunto ci inducono a credere a degli idoli falsi, per esempio, dei falsi idoli. Allora, se ci sono altre domande, io sono qui. E aspetto le vostre domande. Ho anche questa sera una persona speciale per me, molto speciale, e vi dico anche chi è. Parte Enrico Balantini, c'è la mia amica carissima Sanda Sudor che mi dice: "Ciao Mara, ti sento anche oltre." Perfetto, sono contenta che tu possa ascoltarmi e sono contenta soprattutto che tu sia qui questa sera. E spero che tu abbia seguito anche dall'inizio, Sanda, quello che appunto stavo dicendo, no? E quindi questo è molto importante perché è un momento topico per fare discernimento. Graziella mi dice: "Io riconoscerei i profeti se al primo posto mettono il denaro alla spiritualità." Sbaglio? Allora, i falsi profeti molto spesso, appunto, si presentano sotto un velo da pecora. È chiaro che voglio dire. Chi chiede denaro in cambio di preghiere, previsioni per il futuro e tutto ciò che riguarda, diciamo, la fragilità umana, cioè l'uomo ha sempre bisogno di sapere che cosa accadrà domani, ecco, cosa ci riserva il futuro. E in questa corsa, diciamo, verso il futuro, verso la comprensione e sapere cosa accadrà domani, noi perdiamo molto spesso la visione dell'oggi e quindi questa visione dell'oggi ci fa perdere, diciamo, quella possibilità di fare di ogni giornata un'opera meravigliosa, qualcosa di stupendo, perché invece di ripetere dei gesti quotidiani, nel momento in cui noi riusciamo a comprendere che questa giornata che abbiamo a disposizione è l'unica giornata per fare quella cosa che noi avevamo desiderato da tanto tempo. Quindi, quando noi anche vogliamo una previsione per il futuro, ci rivolgiamo noi. Tanta gente si rivolge coloro che intendono in qualche modo prevederlo questo futuro, ma il futuro è il nostro e quindi soltanto noi possiamo sapere che cosa accadrà domani. Quindi dobbiamo diventare profeti di noi stessi. Questa è la cosa fondamentale ed è per questo che questa sera siamo qui e ci stiamo incontrando proprio per sorprenderci di noi stessi e di quello che possiamo trovare dentro questo nostro scrigno. Questo è il punto fondamentale ed è per questo che ogni giorno tentiamo di fare qualcosa di nuovo. Ecco, noi dovremmo tentare ogni giorno di fare qualcosa di nuovo, per essere nuovi tutti i giorni, per non ripetere le stesse cose ogni volta chiedendoci
se ripetendo le stesse cose possiamo cambiare il nostro futuro. No. Se noi ripetiamo le stesse cose non potremo mai cambiare il nostro futuro perché è un modo passivo di vivere. Noi se vogliamo cambiare, se c'è qualcosa che vogliamo cambiare in questo momento di noi, in questo momento di noi possiamo cambiare, dobbiamo fare qualcosa di nuovo e quindi non ripetere sempre, dobbiamo percorrere strade nuove. Queste strade nuove ovviamente devono essere illuminate, ecco, devono essere illuminate da una luce che brilla forte. Deve brillare questa luce. Dobbiamo trovare la luce giusta. E non sto parlando di elettricità o di energie rinnovabili, sto parlando di un'energia che è molto più grande, che è un'energia che non ha confini e soltanto da questa energia noi possiamo attingere. Michela Nuvoli dice, Gesù ha pure detto che non è contro di, chi non è contro di me è con me. Quando gli apostoli volevano impedire ad altri di agire in nome suo perché non era uno di loro. Certo, credo che il Padre buono apra diverse vie per raccogliere il più grande numero di figliol prodigi. Prodighi. Certo, si deve aprire il cuore a Gesù, unico nome nel quale possiamo essere salvati. Sì, certo. Certo, Michela, io stavo tentando di leggere, sai, sono miope, quindi mi metto gli occhiali, però poi è sempre un po' difficile leggere bene, no? Quello che voi mi scrivete. Ecco, appunto dice Gigliola, essere co-creatori di noi stessi. Infatti, noi siamo creature e creatori. È per questo che dobbiamo discernere, possiamo discernere il vero dal falso, dipende da noi quello che vogliamo creare ogni giorno, no? Quindi questo è importante, che noi iniziamo a creare qualcosa di nuovo, qualcosa che in qualche modo ci renda soddisfatti della vita che stiamo conducendo. E questo è importante, al di là delle cose che ci accadono ogni giorno, perché ognuno di noi ha la sua pena e questo lo sappiamo, ma noi dobbiamo andare oltre queste pene, cioè dobbiamo comunque di queste pene fare una virtù, nel senso che andare oltre, perché sappiamo che quello che noi vediamo in questo momento è soltanto una vista parziale. Noi abbiamo una vista parziale. Nel momento in cui inizieremo a illuminare la nostra vita attraverso questa luce infinita, noi possiamo vedere oltre quello che vediamo oggi. E quindi possiamo riconoscere i frutti buoni o i frutti cattivi di un vero profeta o di un falso profeta. Un vero profeta, per esempio, conduce proprio alla riconciliazione di tutte le nostre parti. Un falso profeta semina invece dei dissensi, delle divisioni, crea le fazioni. Il falso profeta ci vuole allontanare da questa sorgente. Da questa sorgente infinita e ci vuole allontanare da Cristo, da questo Cristo Gesù, ma anche dal nostro Cristo interiore. Ci vuole allontanare da noi stessi. E questa è la cosa più grave, quello che può accaderci, di allontanarci da quello che noi siamo veramente. Quindi
Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, io sono qui a vostra disposizione per quello che posso, ecco. Per tutto quello che posso. Allora, dice sempre Raffaella, dato che Gesù si rivelerà a chi già lo aspetta, cosa possiamo fare praticamente per effettuare un'efficace pulizia interiore? Grazie. E grazie a te. Allora, io quello che ti posso dire è quello che faccio io, perché ognuno ha la sua metodologia, chiamiamola così, no? La sua modalità. Allora, io ho avuto un periodo dove pregavo tanto incessantemente a voce alta, dovevo sentire la mia voce e se non facevo determinate preghiere non mi sentivo a posto, eccetera. Ed era l'inizio, diciamo, di una strada che in qualche modo io cercavo. Ecco, però poi a un certo punto, dopo tantissime preghiere, mi sono stancata anche di sentire la mia voce e quindi ho iniziato ad avere un atteggiamento più introspettivo, nel senso che questa preghiera, per poter funzionare, ho potuto verificare che dovevo realizzarla dentro di me. E quindi attraverso questa interiorizzazione di questa preghiera che era fatta non di troppe parole, ma di poche parole calibrate, efficaci, ecco. E attraverso questo sentivo di più la mia profondità, ecco. Poi ho iniziato ad avere dei momenti di meditazione profonda, di grande meditazione, ossia, come posso dire, le ho tentate tutte le strade per arrivare ad avere più fede, ecco, e a chiedere quelle cose giuste. Poi a un certo punto, dopo parecchio tempo, mi sono accorta che per rivolgermi a questa fonte di grande energia, dovevo soltanto aprire gli occhi, affacciarmi alla finestra e vedere questo creato, vedere la natura, riconoscere in tutto e in tutti questa divinità. E ho iniziato a percorrere anche questo cammino, diciamo, no? Sforzandomi anche di vedere nel mio prossimo questa divinità, cercando di purificare i miei occhi, la mia mente, di mandare via i pensieri che non erano giusti, quelli che in qualche modo si insinuavano nella mia mente e mi facevano stare male. E pian piano ho trovato, diciamo, un modo giusto per comunicare con questa sorgente, ecco, e per purificare la mia anima in qualche modo. Però, diciamo che fa parte tutto di un percorso attraverso la creatività. Cioè, noi possiamo effettuare questa, diciamo, pulizia attraverso l'arte. Per esempio, c'è la mia amica Sanda Sudor, che è una grande artista, e dedica tutte le sue opere a sua figlia, che in questo momento è in un'altra dimensione, ma che comunque è presente. E quindi attraverso lei questo sentiero, questo cammino, cerca di ricongiungersi con questa sua creatura e molto spesso ci riesce. Però ognuno di noi ha un suo modo, una sua modalità, ecco, io vi sto dicendo quello che io cerco di fare ogni giorno. Perché ogni giorno noi ci alziamo e facciamo, diciamo, la doccia, ci laviamo i denti, facciamo comunque quelle cose che sono, che
che vanno bene per la pulizia del nostro corpo, ma la stessa cosa vale per la pulizia dell'anima. Quindi questo è. Allora, Graziella mi dice, le vorrei fare una domanda anche se non è inerente. Dice, ma chi legge il futuro con le carte angeliche facendosi anche pagare, quanto c'è di spiritualità? Lo chiedo perché molte vengono tratte in inganno. Allora, io cosa vuole che le dica? Che ti dica? No, ti do del tu. Graziella, allora, cosa posso dirti? Cioè, le carte angeliche. Cioè, io intanto mi chiedo, perché una persona deve andare a farsi le carte angeliche e pagare? Cioè, ma a volte io mi chiedo pure perché una persona, va a farsi fare le carte, ecco. Oppure. Cioè, io conosco la risposta del perché le persone vanno a farsi fare le carte, perché hanno bisogno di sentirsi dire quello che vogliono sentirsi dire. Quindi, di sapere che cosa accade nel futuro. Ecco, io quando scrivo i miei saggi e faccio una panoramica, i miei saggi molto spesso sono scientifici, a volte sono spirituali e scientifici nello stesso tempo e si rincontrano. E sulla base della ricerca scientifica e spirituale prospetto delle cose che poi dopo si verificano, ma non perché io sia una veggente, perché su certe basi di ricerca è indubbio che accadano certe cose. Però, come tutte le previsioni, che queste non sono previsioni carte o cose varie o palla di vetro o medianico, che sono delle previsioni sociologiche, ecco, su dove stiamo andando, ma con una vista, diciamo, limitata, no? Quindi. È chiaro che se noi andiamo a farci fare una previsione per il futuro, ci andiamo perché vogliamo essere tranquillizzate. Quindi questa tranquillità che dovremmo trovare dentro noi stessi, perché noi sappiamo già quello che ci riserva il futuro. Poi ci sono naturalmente le divinazioni, quelle che si usavano nell'antico Egitto e nelle grandi civiltà, c'erano le divinazioni. Però se noi già cominciamo a studiare i Vangeli, e ce ne potrebbero bastare quattro senza andare a guardare anche quegli apocrifi e tutti gli altri Vangeli, perché se non riusciamo a intravedere nelle parole di Cristo quello che lui dice, e c'è tutto, ci sono tutte le previsioni del futuro possibili e immaginabili, perché tante cose che io so, le so perché ho iniziato a spulciare, a studiare, a cercare di capire quello che c'era dietro queste parole, ma non solo dietro le parole del Vangelo, ma anche di altri testi sacri, per esempio i Veda Vedanta, che sono dei testi millenari, sono manoscritti e testi scritti in sanscrito, quindi è una lingua che non può essere falsata in qualche modo. Così come in altri testi sacri c'è tutto scritto. Ah, ecco, e infatti aggiunge Graziella. È quello che intendevo io sulle carte angeliche con relative canalizzazioni.
ti rivolgono proprio a questi guru. E appunto c'è una grande ricerca spirituale e questa grande ricerca spirituale fa fiorire queste commistioni e queste miscellane di credenze, comprese appunto le canalizzazioni. Queste canalizzazioni, anche e attualmente oggi, sono ascoltate da molte persone. E coloro che canalizzano secondo, diciamo, quello che dicono loro, delle presenze angeliche oppure altri. Ecco, senza entrare, diciamo, scendere nei particolari, no? Senza fare nomi o fare citazioni particolari. Tutto quello che poi in qualche modo è un ritorno economico. È importante verificare perché chi canalizza, di che cosa vive? Ecco, diciamo qual è la sua professione al di là della canalizzazione. Per quello che io penso, per quello che ritengo giusto, suppongo che se un canalizzatore in qualche modo raccoglie anche delle offerte, non lo so, io penso che dovrebbero essere un servizio le canalizzazioni, però poi dopo accade tutt'altro e questo è il punto. Quindi fate voi, diciamo, una considerazione in base a quello che vi sto dicendo. Ci sono persone che sono straricche, che si sono arricchite tantissimo attraverso tutto questo. Diciamo che Ron Hubbard è il fondatore di Scientology e il suo motto era: se vuoi fare soldi, fonda una chiesa. E per chiesa intendeva un movimento religioso e tutto quello che ruota intorno alla spiritualità. E ci sono voglio dire, un fior fiore di fatturati dietro alla spiritualità. Quindi, come discernere il vero dal falso? Poi alla fine chi si fa pagare, anche se parla di spiritualità, è un po' come quello che va dal cartomante e paga. Questo è. Poi, chiaro, voglio dire, ci sono delle situazioni particolari, ci possono essere delle offerte che vengono fatte e quindi, insomma, poi in qualche modo queste persone, se non hanno nient'altro, se non fanno un altro lavoro e si dedicano totalmente a questo, sicuramente di qualcosa devono vivere, no? Però, appunto, sempre fare molta attenzione a chi ci si rivolge e cercare di capire dentro noi stessi. Ma la cosa più importante, la strada che conduce alla verità è sempre quella che ci riconduce al centro di noi stessi. Quando noi, per esempio, abbiamo una problematica, non riusciamo a risolvere quel problema, o non è un problema, perché ogni problema ha una soluzione, oppure non vogliamo risolvere quel problema perché ci stiamo alimentando di quel problema, oppure dobbiamo distaccarci da quel tipo di pensiero, perché nel momento in cui noi ci distacchiamo e osserviamo, stacchiamo la nostra mente, come diceva il Buddha, che la nostra mente, rilassare la mente, quindi è un distacco tale da tutto quello che può essere un problema. Quindi nel momento in cui noi distacchiamo, ci distacchiamo da quella che può essere un'ossessione, un problema, qualcosa, è chiaro che ovviamente
ci dobbiamo occupare di tutte le cose, le bollette le dobbiamo pagare, se no quello diventa il problema. Oppure, insomma, voglio dire, chi non riesce a pagare le bollette di questi tempi? Ne ho sentite tante di persone che non riescono a pagare neanche le bollette, ecco, purtroppo, ahimè. E quindi in qualche modo se ne devono occupare. Però è anche vero che il pensiero, nel momento in cui viene stornato, l'attenzione viene stornata da quel problema, automaticamente il problema si risolve. Ecco, guardate anche voi le distrazioni, no? La strategia della distrazione. Allora, dov'è concentrato attualmente il nostro pensiero? Sempre e soltanto su una determinata cosa, perché c'è un martellamento dei media, della società, eccetera, delle persone che parlano solo ed esclusivamente di un argomento. Allora, questo argomento è diventato, ha invaso tutta la nostra vita, vorrebbe invadere tutta la nostra vita. Nel momento in cui noi ci distacchiamo però da quel tipo di invasione continua, noi entriamo in una dimensione diversa, una dimensione altra, una dimensione altra e alta, molto più alta. Quindi, che cosa vuole, diciamo, un certo tipo di apparato sistemico, diciamo così, per non utilizzare delle parole che poi in qualche modo possono essere bannate, no? E farci stare sempre nell'angoscia. Quindi chi è il falso profeta? Il profeta con un occhio solo. Nel mio libro Galassia Media, scelta, imposizione o manipolazione, parlo dei media ai quali io appartengo, ovviamente. Sono una giornalista professionista. Ho fatto parte per tanti anni, ancora tutt'oggi ne faccio parte, dei media mainstream. Quindi di questo io vedo sia i pregi che i difetti. In passato erano pregi perché tutto quello che accadeva, per esempio quando è nata la televisione era diventata un ospite fisso nelle famiglie. Oggi dalla TV escono fuori sempre soltanto parole che fanno stare male. Quindi riconoscere il vero dal falso per chi sta davanti sempre e ascolta sempre il profeta da un occhio solo, così viene definito, così l'ho definito, sicuramente si trova di fronte a un falso profeta. Perché? Perché quello che esce è non sempre è la verità, e quindi chi vuole conoscere la verità deve rivolgersi a qualcosa di più grande. Quando Gesù si trovò di fronte, io questo già ve l'ho detto in un'altra lezione, di fronte a Ponzio Pilato, e Ponzio Pilato gli chiese: "Quid est veritas?" Qual è la verità? Gesù non rispose. E io quel silenzio non l'ho capito. Dico, ma come? Gesù Cristo, che era pronto a rispondere a tutti, a chiunque, lui non risponde ad una domanda così importante? Sono andata a ricercarmi attraverso una ricerca profonda sia interiore che esteriore e ho trovato la risposta attraverso Sant'Agostino. Sant'Agostino ha trovato la risposta nella domanda, ossia lui dice vi rest qui ad est, che è l'anagramma di quid est veritas. Quindi vi rest qui ad est significa è l'uomo che tu hai di fronte. Ecco perché Gesù non ha risposto, perché nella domanda era insita e questo è.
C'è qualche altro? Allora, dunque, vedo che non avete più domande, no? Quindi se non avete più domande da farmi, e visto che già è un'ora che siamo collegati, perché il tempo passa velocemente, e vorrei concludere anche in modo tale, sono qui che armeggio con il computer, armeggio con il computer, dico, visto che abbiamo superato anche un'ora e non voglio tediarvi né annoiarvi, e voglio chiudere questa nostra, diciamo, non voglio definirla lezione, questo nostro contatto umano, ecco, con alcune parole, ecco, per ricordarci chi sono i falsi profeti, che sono degli addormentatori di coscienze mediante un'apparente apertura. E che Gesù è il metafisico che attraverso i Vangeli ci spinge ad andare oltre l'esperienza umana e tramite il Verbo ci rivela i segreti della vita umana e del cosmo. Quindi dobbiamo elevare la nostra mente e la nostra coscienza al di sopra di un livello e di un qualsiasi problema, perché se riusciremo ad elevare il pensiero, qualsiasi cosa noi possiamo risolvere. E questo è quanto. Allora, visto che adesso non ci sono più domande, io voglio salutarvi e vi voglio ringraziare per essere stati presenti questa sera e vi aspetto per il mese prossimo con altre lezioni di altra natura. E parleremo poi, questa volta non più di metafisica, perché comunque siamo entrati dentro abbastanza, diciamo, in questa materia, ma parleremo di movimenti settari, di storia delle religioni e di tutto ciò che riguarda appunto guru e predicatori e molto, molto altro. Per cui vi saluto e vi faccio tanti auguri, vi ringrazio per essere stati qui e ci vediamo nelle prossime lezioni di gennaio, in questo 2022, che sicuramente sarà per noi un anno di grande gioia, gioia. E di un futuro bello, perché noi ce lo creiamo il futuro, ce lo possiamo permettere. Grazie a tutti e buona serata.